fatti animo e non temere le fosche ire di Lucifero. Rammentati per sempre di questo, che è buon segno allorché il nemico strepita e ruggisce all'intorno della tua volontà, poiché questo dimostra che egli non è al di dentro. Coraggio, mia dilettissima figliuola. Proferisco questa parola con grande sentimento, ed in Gesù, coraggio, dico, non bisogna temere, mentre che possiamo dire con risoluzione, sebbene senza sentimento, viva Gesù. Padre Pio ci riporta alla nostra situazione di viatori, cosiddetti, no? Di pellegrini su questa terra verso la patria del cielo. Ancora ci ricorda di questo combattimento che dobbiamo affrontare ogni giorno. E ricorda che quando il nemico, ecco, anche seguendo l'immagine di tanti film che abbiamo visto, di questi assedi che c'erano alle grandi città con le mura, quando il nemico è ancora intorno alle mura, quando si combatte, quando si lanciano tante cose verso le mura che sono ancora solide, significa che il nemico non ancora ha trionfato e quindi strepita e quindi pensa di fare tante cose per entrare nel nostro cuore, nella nostra città. Questo dice Padre Pio della situazione, no? Di questa volontà, lui dice, delle ire di Lucifero, che tenta in ogni modo di abbattere le difese che noi abbiamo in noi. E qual è questa difesa grande che Padre Pio ci dice? È ancora una volta la nostra volontà, la nostra volontà. E questo ancora ci incoraggia, perché tante volte non sentiamo, quante volte ci diciamo: io vorrei pregare, io voglio pregare, ma non ho un grande trasporto, non ho un grande sentimento nelle mie preghiere. Gesù ci dice che è molto più importante dire con tutta la nostra volontà: viva Gesù! Padre Pio ce lo raccomanda, viva Gesù! Anziché poi fermarci e scoraggiarci, è importante che noi manifestiamo proprio con la nostra volontà il desiderio di essere in comunione con Gesù e di metterlo veramente al primo posto nella nostra vita. Buona giornata a tutti voi.